anticipazione settima nei 400. Va anche ricordato che Josefin Lillehage vanta un 1.54.64, che è anche il record europeo della distanza, per cui certamente l'atleta da tenere d'occhio. La sua cuffia gialla comincia un po' a svettare, seconda soltanto a quella di Petra Dalman, che nella parte bassa della vasca in prima corsia con la cuffia argentea sta al momento dettando il ritmo a 55.95. Il passaggio di Federica è 56.65, sta andando forte. Federica è sotto i suoi passaggi da record italiano, era 57.29. La tedesca è un pessimo cliente anche negli ultimi 50 metri, è stata l'unica ad aver coraggio di scappare. Porta l'attacco adesso Josefin Lillehage, non riesce a venire fuori dal gruppo. Federica deve ora scattare senza indugio a 50 metri all'arrivo, non aspettare gli ultimi 25. No, non ce la fa, nel senso che non ce la farebbe scattando soltanto nell'ultima parte di gara. Mi pare che vi sia un'accelerazione a centrovasca, la vedete, è la più veloce del centrovasca, però è parecchio indietro rispetto a quel che accade sotto. Mi pare che stia mollando un po' la tedesca, emerge invece nettamente la Lillehage. Viene su anche Federica, viene su Federica, potrebbe essere già oro. Attenzione al tocco per un soffio, in ogni caso è oro. 1.55.54 ed è il nuovo record italiano, nettamente, con un piglio di gara molto bello. Il record italiano è importante, ma direi, Luca, che la condotta di gara è proprio di quelle belle, convincenti. Ha bruciato la Lillehage, nel senso che hanno toccato a ex aequo addirittura, preciso 1.55.54. Ho visto quella bracciata e ho avuto paura, sembrava leggermente in vantaggio di bracciata la Lillehage. Finalmente sì, guarda, contentissimo.